Aspetta, come mai me l'hai portato? Domani devi dire a Cap che hai deciso di giocare in squadra con me. Che cosa? Ci vediamo domani. Posti. Oh, che pasticcio. Ehi, Clini. C'è Cap. Ciao. Ciao. Come andiamo? Ti ho portato una cosa che ti piacerà tantissimo. Guarda, un rullo per pulire. È un regalo. Lo sai che sei il migliore, vero? Ci vediamo domani. Qui si mette male. Allora, la sfida comincia con la prima gara. Siete pronti? Vai, Ember! Sei più forte, Roy! Forza, Ember! Forza, Ember! Allora, con chi giochi? Con me! Con me? Con me, vero? No, con me! Con me! Voglio ridarvi i regali che mi avete fatto! Che cosa? Cap, hai provato a corromperlo? L'hai fatto anche tu! Imbroglione! Sei tu l'imbroglione! Ragazzi, basta! Non voglio giocare in nessuna delle tue squadre! Questo che cosa vuol dire? Clini! 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 Sono qua su! Clini! Salvatemi! Posti! Tu rimani qui e tieni d'occhio Clini! Io chiamo la squadra di soccorso! D'accordo! Forza! Polly ha vinto! Roy, abbiamo vinto! Bravissimo, Polly! Ho perso! È stata una corsa emozionante! Scusa, Ember, per colpa mia dovremo pulire tutta la stazione! Tranquillo! Ehi, ragazzi, io vi darò una mano! Davvero? Wow, grazie, Jean! Beh, se pulirete tutti insieme, anche noi saremo dei vostri! Contate su di noi! A quanto pare, avremmo pulito tutti insieme in ogni caso! Squadra di soccorso, qui è Jean! Cap, qualcosa non va! Che cosa? D'accordo, la squadra sta arrivando! Che succede, Jean? C'è un problema! Clini è bloccato su un cartellone di Via delle Mele! Dovete andare a salvarlo! D'accordo! Dopo che io e Ember avremo buttato giù il cartello, metti al sicuro Clini. D'accordo, ma prima voglio mettere in sicurezza il cartello. Ok. Ember, ora dobbiamo tagliare i pali. Agli ordini. Stai tranquillo, Clini, ti riporteremo a terra tutto intero. Ok, Roy. Puoi spostarlo. Ricevuto. Così? Ci sei? Ecco. Bene.
Rocky? Non è ancora tornato. Perché me lo chiedi? Non è venuto a fare il controllo periodico. Davvero? Gli avevo detto che era oggi. Ehi, aspettate! Giocate con me! Oh, speravo potessimo fare un bel gioco. Qual è il problema? Oh! Spooky, sei in ritardo di 2 ore, 10 minuti e 13 secondi. Scusa. Posti, ho appena imparato a farmi uscire il fumo bianco dalle narici. Non ho tempo per queste sciocchezze. Ho tutti questi pacchi da consegnare. Sì, ma hai visto il fumo? È stato magnifico. Oh, non riesco più a farlo. Ci ero riuscito un minuto fa. Spooky, potrò giocare con te quando avrò finito di lavorare. Ma sono impegnato ora e devo andare al centro a batterie. Nessun problema. Spooky, hai il naso tutto rosso. Sei come la renna di Natale. Caldo, caldo, caldo. Dammi una mano, dammi una mano. Al fuoco! Cosa? Dov'è l'incendio? No! Oh no, i pacchi! Non possiamo lasciare che vengano distrutti! Che cosa faccio? No! È tutta colpa mia! Mi dispiace tanto! Ellie, vuoi leggere un libro durante l'attesa? No, grazie, va bene così. Ormai avrebbe dovuto essere qui. Alla prossima, Cap! Buona giornata, signore! Qualcuno ti aiuti! E ora cosa faccio? Cosa possiamo fare? Fa qualcosa, l'edificio andrà a fuoco! Oggi non ho molta fortuna! Ehi, posti! Forse è meglio se vado a cercare dell'acqua! Posti! Non riesco più a partire! Spooky! Cap! Che succede qui? Beh, questa è una lunga storia. Cap, ci daresti una mano? Non sappiamo cosa fare. Come sarebbe, Spooky? Devi chiamare la squadra di soccorso. Qui è la squadra di soccorso. Gin, non puoi capire che cosa ha fatto Spooky. Allora dimmelo, Cap. L'ufficio postale va a fuoco. Cosa? Squadra di soccorso, abbiamo un incendio! Cosa? C'è un incendio? L'ufficio postale va a fuoco! In azione! Oggi non sarebbe mai accaduto. Spero che la squadra di soccorso stia arrivando. Sono qui. State tranquilli, ci pensiamo noi. Roy? Sì. State indietro! Amber, metti i nostri amici al sicuro. Sì. Ellie, prendi la posta. Ci penso io. Servono rinforzi, c'è troppo vento! Ci serve una mano qui! Vado a prendere gli estintori! Thank you.
Ben fatto! Ottimo lavoro di squadra! Wow, ci è mancato poco! Grazie, ragazzi! Ci vorrà molto per spostare tutta questa legna. Se mi impegno, dovrei riuscire ad arrivare prima dell'inizio. Darò il massimo. L'ho fatto di nuovo. Devi restare calmo, Cleany. Non lasciarti prendere dall'agitazione. Il talent show di Broomtown sta per avere inizio. Oh? Accipicchia, sono agitato. I miei amici dovrebbero già essere qui. Sì, Accipicchia è il migliore. Meraviglioso. Sì. Sarà un grande spettacolo. Sì. Ah, Dump non è ancora qui. Uffa, ne rimane ancora molta. A quanto pare dovrò perdermi l'esibizione di Brunner. Ho un'idea. So come fare. Caricherò tutta quanta la legna insieme. Ciao, Dump. Sì? È un carico troppo grande da portare tutto in una volta. Potresti farti male. Oh, no. Andrà bene. Ce la posso fare. Buona fortuna. Wow! Nicky ce la sta mettendo davvero tutta! Oh, che disdetta! Non è riuscito a completare la coda! Che peccato! Dump arriverà in ritardo! È quasi il turno di Brunner! Sì, hai ragione. Oh, spero non siano troppi! Ma se non mi sbrigo, non farò in tempo a vedere l'esibizione di Brunner! Bene, ragazzi, restano solo Brunner e Spooky all'appello. Entrambi concorrono al primo premio. La domanda è: chi sarà il vincitore? Perché Dump non è ancora arrivato? Ha detto che avrebbe fatto il tifo. Accidenti! Dovremo fare una piccola pausa. La squadra di soccorso è pregata di salire sul palco. Quale sarà il problema? Che succede, Jean? Ho appena ricevuto una telefonata dalla segheria. Dump ha avuto un incidente mentre saliva la collina. Cosa? Un incidente? A quanto pare ha bucato una gomma e tutta la legna che trasportava è rotolata giù per la collina. La strada principale è completamente bloccata. Andiamo, Polly. Certo, facciamo in fretta. Non avremmo mai dovuto lasciarlo da solo. Mi sento in colpa. Ellie, sorvola la zona e monitora la situazione. Vado subito. Oh, non riesco a muovermi. Qualcuno mi dia una mano. Oh, lo vedo! Dump! Ellie! Le mie gomme non ce la fanno più! Resisti! La squadra di soccorso sarà qui a minuti! Sono arrivati! Roy, tu e Amber liberate la strada. Ok. D'accordo. Su, sgomberiamo la strada. Bene. Ok. Grazie tante, amici. È stato un piacere. Amber, attenta! Ah?
Terry, io tra poco devo andare. Scusa per il ritardo, Sissy. Non ci pensare, ma ti prego di fare in fretta. Sì. Ehi, ragazzi, mi aiutereste, per favore? Ma certo che sì. Non c'è problema. Voglio farlo io. Basta. Lecky, dagli una mano. Sì. Ti senti bene? Oh, no, non è niente. Ora devo andare. Sono così stanco. Terry! Aiutatemi! Sì, che si fa? Fatemi pensare a che cosa fare. Giusto, la squadra di soccorso. Io e Roy proveremo a trarre in salvo Terry. Tu controllalo per tutto il tempo. Ricevuto! In azione! Andiamo! Per favore, sbrigatevi! Non preoccuparti! Ti salveremo noi! Ok, Terry, puoi muovere lentamente le ruote mentre noi ti tiriamo. Ci proverò! D'accordo. Pronto, Roy? Tira! Forza così, lo state tirando fuori! Ragazzi, credo di essere bloccato! Polly, il rimorchio di Terry è incastrato! Roy, io provo ad andare dietro e spingere su Terry. D'accordo! Amber, prendi la corda! Ok! D'accordo! Pronti? Pronti! Uno! Due! Non ce la faccio più! Ancora un po', Terry! Non ce la faccio, aiuto! Il rimorchio sta per cedere! Polly, devi spostarti! Potresti farti veramente male! Sta tranquillo, Terry! Io sto bene! Terry, devi tenere duro! No, temo che ormai sia giunta la mia ora! Ciao, amici! Spero di non essere in ritardo! No, sei arrivato giusto in tempo! Davvero? Ora ho i pezzi nuovi e mi sento più forte! Guardate! Su! Evviva! Ottimo lavoro!
Roddy, secondo te era il fantasma? Era solo un pezzo di carta, fifone! Roddy, forse è meglio se torniamo indietro. Non ci sono fantasmi qui. Un'altra fifona! Tornate dalle vostre mamme. Io vado per conto mio. Ah, sì? Credi che dovremmo lasciarlo andare da solo? Non gli serviamo. Mi auguro tanto che impari la lezione. Aiuto! Era la voce di Roddy. Roddy! Roddy! Dove sei? Sono qui! Che cosa ti è successo? Smettila di ridere di me! Ho visto un terribile fantasma! Un fantasma? Dove? Non c'è niente qui fuori. Sei sicuro di aver visto uno spettro? Ma era qui un attimo fa, ecco io! Quindi hai cercato di nasconderti e sei rimasto incastrato. Che ridere! Vi prego, dovete tirarmi fuori di qui. Purtroppo sono rimasto incastrato. Tieni duro. Io e Benny andiamo a cercare aiuto da qualche parte. Sei pronto? Sì, andiamo! Aspettate! Avrò paura qui tutto da solo nel bosco. E ora che cosa si fa? Vado a cercare aiuto per conto mio. Tutto solo? Roddy verrà mangiato dal fantasma se resta qui da solo nel bosco. Ma se il fantasma ti insegue? Stai tranquilla, io sono più veloce. Non aver paura, guarda avanti e non pensare ai fantasmi. Pensa a cercare aiuto. Credo di essermi perso. Chi verrà ad aiutare me? Sono proprio un fifone. Quello deve essere Ellie. Aiuto, Ellie! Sono qui! Sono io! Benny? Benny! Sono qui! Stai bene, amico? Io sto bene, ma Roddy ha bisogno di aiuto. Roddy è in pericolo? Dovrebbe già essere tornato. Credi che sia andato a casa lasciandoci qui da soli? Non lo farebbe mai. Roddy! Benny! Ellie! Benny! Per caso siete feriti? Cos'è successo, Roddy? Fatemi uscire di qui, vi prego! Sta tranquillo, ti faremo uscire presto. Credo proprio di aver bisogno dei rinforzi. Ci stiamo avvicinando alla foresta. Comunicaci la posizione. Ricevuto. Lo vedo. Mettiamo il turbo. Riusciranno a tirarlo fuori? Naturalmente, ce la faremo. Oh, arrivano! State bene, ragazzi. Ho messo in sicurezza la zona. Stanno tutti bene, eccetto Roddy. Wow, è davvero stretto. Roddy, ti tireremo fuori di lì. Sai che cosa fare? È tornato il fantasma! Aiuto! Roddy! Aiuto! Aiuto! Oh, ora
Come faccio? Sta iniziando a fare buio. Dove lo avrà perso? E se non riesco a trovarlo? Scooby! Oh, Polly! Ciao, sembri preoccupato. Proprio così. Temo di non poter mantenere una promessa. Che tipo di promessa? Tu conosci Annie? Se conosco Annie? È la bambina con le guance rosa e le lentiggini? Esatto! Il problema è che il suo fratellino è scomparso. Cosa? Suo fratello minore? No, in realtà è un peluche. Lo ha chiamato Alfie e Annie ci tiene proprio come se fosse uno di famiglia, capisci? Le ho promesso che avrei trovato il suo peluche, cioè il suo orsacchiotto, cioè il suo fratellino, prima che andasse a dormire stasera. Ho cercato ovunque, ma senza fortuna. Vuol dire che ai suoi occhi sembrerò un bugiardo, vero? Scooby, non piangere. Conta pure sulla mia squadra. Mi darete una mano? Lo troveremo. Così potrai mantenere la tua promessa. Anche questa è una promessa. Jean, siamo tornati! Avete già finito? Sì, e io sono stato il più veloce. Ma che bravo! Portare felicità alle persone è il mio compito preferito. Allora te ne occuperai tu. D'ora in avanti restituirai gli oggetti smarriti. Cosa? No, è che... A quanto pare Polly è in ritardo. Sì, è vero. Polly, dovresti essere già tornata. Bene, per oggi abbiamo finito il nostro lavoro. Mi dispiace, ma abbiamo un'altra missione da compiere. Cosa succede? Ho detto a Scooby che lo avrei aiutato a mantenere una promessa. La promessa di Scooby? Vi spiegherò tutto quanto appena possibile. Vediamoci in piazza. D'accordo! Per setacciare al meglio la zona dovremmo separarci. D'accordo! Un orsacchiotto! No, non l'ho proprio visto! Oh! Eccolo! L'ho trovato! Ecco! Oh? No, sono pietre! Ho cercato ovunque, purtroppo non ce n'è traccia! Oh no! Dobbiamo trovarlo! Annie mi ha detto che non può andare a letto senza di lui! Se non riuscirà a dormire a causa mia, io non me lo perdonerò mai! Oh, beh, a quanto pare sarò Scooby il bugiardo! Annie non crederà mai che io sono uno scuolabus di parola! Scooby, ti prego non piangere, ci deve essere una soluzione! Jean! Polly, ho grandi notizie! Coraggio, dimmi tutto! Te lo dirò quando sarete qui! Ma devi portare con te Scooby! Scooby? Ta-da! Wow! È il fratellino di Annie! Dove l'hai preso? L'ho trovato alla fermata dell'autobus, ma ero così impegnato che me ne sono dimenticato. Non ci credo! Lo abbiamo cercato ovunque! Mi dispiace! Se lo avessi portato prima, non avresti dovuto perlustrare tutta la città! Non vederla in questo modo! Senza la tua gentilezza non lo avremmo trovato! Dici sul serio? È vero! Grazie infinite, mio caro Clini! E grazie a tutti voi! Mi siete stati di grande aiuto! Nessun problema! È quasi l'ora della nanna per la piccola Annie. Non credi sia meglio correre da lei? Sì. Annie, è ora di andare a letto. Andiamo di sopra. Non ancora, mamma. Scooby! Annie, prova ad entrare. Il mio Elfi! Elfi! Scooby, grazie. Cos'è questa targhetta? È un pensierino. Così ti ricorderai sempre di scrivere il nome sulle tue cose d'ora in avanti. Lo farò, lo prometto, Scooby. E adesso puoi dormire tranquilla, abbracciata al tuo Alfi. Sì, il mio fratellino. Scooby, ti ringrazio davvero molto perché hai mantenuto la promessa. Anche io sono felice di aver mantenuto la promessa che ti ho fatto.
Non si vede niente lungo questa strada. Non ho idea di dove possa essere. Ah! Le rocce sono franate! Ah! È scivoloso! Ah! 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 Aiutatemi! 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 Oh, la tempesta comincia ad arrivare! Sarà meglio che faccia inversione e ritorni in città! Aiuto! C'è qualcuno che sta urlando! Aiutatemi! Aiuto! Aiutatemi! Per favore, aiutami! Potrei cadere da un momento all'altro! Stai calmo o peggiorerai le cose! Chiamo subito la squadra di soccorso! Mi è sembrato di vedere un telefono di emergenza! Eccolo! Come faccio a passare lì sotto? Va bene, ci devo riuscire! Wow, era davvero stretto! Sono qui per aiutarti! Squadra di soccorso, sono Jin! Jin, abbiamo bisogno d'aiuto! Povero Cap, sembra che tu sia in difficoltà! Che ti è successo, Cap? Io sto bene, ma il nuovo autobus è nei guai! Intendi Wooper? Sì, Wooper! Ha avuto un brutto incidente all'altezza del settimo tornante! Che cosa? D'accordo, mando immediatamente la squadra di soccorso! Che ti chiami? Cap! Mi chiamo Cap! Eccoli che arrivano! Eccoci, Cap! Adesso ci pensiamo noi. Tu mettiti al sicuro insieme ad Ember. Ok! Cap, vieni qui! Roy, tira fuori la gru! E Ellie, aiuta Roy! Ricevuto! Ellie! Fissato! Siamo pronti! Roy! Gira la gru e rimetti Wooper a terra! D'accordo! Non riesco a muovermi con questo forte vento! Resisti! Ti aiuto io! Ember, vieni a prendere il mio posto! Arrivo! Coraggio, Roy! Ci provo! Cap, sei come nuovo e pronto a sfrecciare. E guardate che bella lucidatura. Scusami, Cap. È stata colpa mia.
Mi dispiace tanto di essere stato scortese con te l'altro giorno. Non preoccuparti. Oh no, uno sbarramento. Sarà per la tempesta che c'è stata ieri. Devo trovare un modo per attraversare il tunnel. Ma come faccio? Oh, d'accordo, devo fare il giro. Qualcuno mi aiuti! Vi prego, aiuto! Qualcuno è in pericolo! Qualcuno mi aiuti! Si direbbe che a qualcuno sulla Coast Road serve una mano. Ho visto Scooby che prendeva quella strada. Cosa? Nessuno dovrebbe percorrerla. È stata danneggiata dalla tempesta. E se Scooby avesse avuto un incidente? Hai ragione. Chiama la squadra di soccorso. Abbiamo un'emergenza. Tutte le unità pronte a mobilitarsi. Agli ordini. Individua la sua posizione. Ok, ricevuto, Polly. Ho appena trovato Scooby. Ed è proprio come ha detto Max. È bloccato al primo tunnel. Dimmi cosa vedi. Che cosa sta succedendo? Mi avvicino ancora. Si direbbe che ha fatto marcia indietro e ha tamponato il guardrail. È in bilico sul bordo della scogliera. Sta per cadere. Presto, venite. Ok, guarda se c'è un punto in cui poter fissare la fune di salvataggio. Ricevuto. Roy, ci servirà la gru. Amber, io e te dobbiamo tirare su Scooby. Nessun problema. Al lavoro. Ellie, non ti avvicinare a me o cadremo entrambi dalla scogliera. Il terreno non è stabile e potrebbe franare. Sta tranquillo, Scooby. Non lasceremo che ti accada niente di male. Aiuto, Ellie! Sta per cadere! Scooby! Tieni duro, Scooby! Manca poco ormai! Sono arrivati! Ce la faccio più! Sono in posizione! Anch'io sono in posizione! Io sono pronto, Polly! Ok, Ellie, adesso aggancia la fune sul retro! D'accordo! Non temere, Scooby! Non cadrai! Davvero? Me lo prometti? Certo! In azione! Tirate più forte, si muove! Roy, più energia! D'accordo, ci provo! Come faccio? Scooby, ti stiamo tirando fuori! Sbrigatevi, vi prego, non ce la faccio! No, Scooby, non far girare le ruote a vuoto! Scooby, fidati di noi, non ti agitare troppo oppure cadremo tutti quanti. Ok, d'accordo. Roy, tira con tutta la forza, ancora. Va bene. Perfetto, Polly, la ruota è quasi sulla strada. Grande, Scooby, ora puoi farle girare, dai. Poco. Forza! Ci sono quasi! Attenti!
siamo andati molto vicini.